Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi si torna su Platino Extreme. Per quelli di voi che non dovessero sapere cos'è Platino Extreme è semplicemente una hack ROM di Platino con allenatori e i loro Pokémon completamente randomizzati, ma sono il 50% più forti. Ovvero il loro livello, per esempio, se dovesse essere un livello 50, invece di essere livello 50 saranno livello 75. Perché la metà di 50 è 25, quindi essendo il 50% più forti sarebbero a livello 75 piuttosto che 50. Io però alleno i Pokémon in base alla palestra che poi andrò ad affrontare. Il problema è solo uno, che io mi alleno in base a quanto forti sono gli allenatori, il che non va bene perché se devono essere loro più forti ed io mi alleno in base a quanto loro siano forti, la difficoltà non esiste. E quindi da oggi ho deciso insomma di rallentare con gli allenamenti e avere appunto una vera sfida. Perché quello che volevo io era trovare i Pokémon selvatici standard, però avere gli allenatori più forti con Pokémon randomizzati. Ed infatti ho incontrato diversi leggendari durante il cammino. Inoltre c'è anche la lockdown. Che vuol dire lockdown? Che gli strumenti che trovo per terra sono più facilmente bacche e messaggi. E che vuol dire? Che al posto di trovare magari una MT potente oppure uno strumento che potrebbe servirmi, trovo una bacca o una lettera. Non sempre, però la probabilità è molto più alta. Quindi questo è Platino Extreme e come sto facendo da un po' di tempo a questa parte, questa è la maniera in cui lo sto portando sul canale. In questo momento non ho tutti quanti i Pokémon al 50, ma per la prossima palestra li terrò in questo stato, perché sennò è troppo facile. E comunque sia, la prossima palestra, come avete letto dal titolo, che andremo ad affrontare oggi sarà la palestra di Ferruccio. Non so che Pokémon ha, perché ovviamente essendo randomizzati può avere di tutto. Inoltre l'ultimo Pokémon che intendo aggiungere alla squadra è Dusclops. O meglio, vorrei mettere Dusknoir, però il problema è uno. Mi piacerebbe avere Mismagius in squadra, però non so se troverò una Nero Pietra. E non sapendo se trovo una Nero Pietra, ho deciso di prendere Duskull e farlo evolvere in Dusclops, che comunque sia è un Pokémon evoluto e quindi più forte. Anche se basta andare a vedere le base stat e quindi vi fate due calcoli, è più forte comunque. E quindi ho deciso di prendere Duskull e farlo evolvere in Dusclops. Ancora non l'ho preso, so dove si prende, so come trovarlo. Ovviamente a catturarlo è uno schiocco di dita. E guarda un po', Dusknoir! Di un allenatore! E certo, poteva essere mio, no! Allora, questo è il Monte Corona, esatto. Ok, perfetto, quindi qui non ci possiamo fare nulla a Monte Corona. Qui è per... ah, qui c'è la Pokéball, però. A questo punto bisogna volare. Savi occhiali, qual è? Quelli che ti aumentano l'attacco speciale? Sì, come la fascia, certo, certo. Dicevo, affrontiamo questo e poi voliamo a Giubilopoli, che da lì poi si va a Canalipoli. Ci sarà un po' di lore a Canalipoli, ma io non sono il canale che tratta lore, quindi no, faremo una cosa molto sommaria e poi andremo alla palestra. A Canalipoli, a dire il vero, c'è un libro molto interessante che purtroppo nella traduzione hanno totalmente stravolto il significato. Significato che in giapponese poteva indicare, insomma, un certo tipo di rapporto tra umani e Pokémon, ma lo vedremo quando ci arriveremo. Perfetto, ecco la slave, cosa surf. E qui c'era un allenatore. E vabbè, lo incontreremo. Ah, a parte no, ora dobbiamo incontrarlo. E guarda un po' chi ci dà il benvenuto, un marinaio. Un uomo di mare e anche un uomo di Pokémon. Che correlazione c'è tra Pokémon e marinai? Alla fine era solo una bacca crela, nulla di che. Oh, attenzione, chi è? L'assistente del professor Rowan? Ah, certo, sì. È il padre di Lucinda. Ah, vuole aggiornare il mio Pokédex, ok? Ora si vedono le immagini dei Pokémon maschio e dei Pokémon femmina! Oh mio Dio! Cos'è una cheat per caso? Oh, Canalipoli, siamo arrivati! A Canalipoli, però... Ok, allora, che succede? Qui a Canalipoli c'è questa locanda. Che, se non sbaglio, è sbrangata. Ok, la porta è sbrangata, perfetto. Quella lì con la tessera... La carta dei soci, la carta membro, non mi ricordo come si chiama di preciso... Potevi entrare lì, andare a dormire nel letto che si trovava in quella casa e poi andare a catturare Darkrai. E sì, si dice Darkrai e non Darkrai. E guarda un po', non me l'aspettavo proprio, Johnny!
E no, invece sì, me l'aspettavo purtroppo. E lui ha appena sfidato il capo palestra e ha vinto anche la medaglia. Johnny, ma quanto sei bravo allora? Ah, un Exploud! Wow. Inoltre, qui si può anche andare a catturare Cresselia. Mi sembra però che nel post-game o addirittura adesso. Può essere? No, non ricordo di preciso quando si può catturare Cresselia. Paralizzato, wow. Prima tentenna, ora è paralizzato. Non che servisse, visto che sono molto più veloce di lui. Eh no, non ci riesco proprio. Cosmoforza! Difesa e difesa speciale? Ah, accidenti. Mo sgranocchio ce ne va un altro. A meno che prima non ho fatto un danno minimo e ora faccio un danno... No, niente. Né minimo né massimo. Niente danno minimo. Ok, inverte l'attacco con la difesa. Ah, vedi però? Questo giocava VGC nel 2007, vedi? Nel 2007 si usava questa tecnica. Non in VGC, perché VGC non c'era ancora. È nato 2 anni dopo. Però comunque si usava all'inizio. Certo, si usava di più il classico Pokémon che metteva Levito Roccia, il classico Pokémon che doveva contrastare Levito Roccia, però alla fine, ragazzi, era sempre quella la strategia. Aerodactyl da una parte, dall'altra Infernape con Bruciapelo. Ovviamente Infernape rigorosamente con la Focus Sash, Focannastro, se no te lo facevano fuori con un attacco solo. Perché la tattica era... Bruciapelo, così gli rompi... Così, innanzitutto rompi il focannastro all'aerodactyl avversario. Poi potevi fargli un altro danno, visto che lui comunque sia... che aveva tentennato grazie a Bruciapelo. Lui ti attaccava, tu rimanevi con un PS grazie al tuo focannastro. U-turn, ovvero retromarcia, e facevi un sacco di danni al primo Pokémon dell'avversario. Poi quando hanno capito che si poteva anche cambiare Pokémon, non dovevi per forza tenere quel povero aerodactyl a sacrificarsi lì per il team... Allora sono cambiate un sacco di cose. Certo però, ragazzi, che Johnny... Ok, rivincita che dà il doppio dei danni, ma accidenti! È debole 4 volte al fuoco, quindi ruota fuoco dovrebbe bastare, giusto? Con il fuoco, dai, su! Oh, vedi? Macargo? No, Macargo no, vado di Zuff e finiamo l'incontro, dai, su, fin troppo è durato. Johnny mi ha anche consigliato di andare all'Isola Ferrosa ad allenarmi. All'Isola Ferrosa, a dire il vero, c'è un tizio che ti dà l'uovo di Lucario dopo che lo hai aiutato a sgominare qualche scagnozzo del team Galassia. Ecco qua, le storie popolari di Sinnoh. Leggiamo la terza storia popolare. Un tempo esistevano Pokémon molto legati agli esseri umani. Un tempo Pokémon ed esseri umani mangiavano alla stessa tavola. Questa è la parte cambiata. In realtà il testo recita: un tempo Pokémon e umani solevano prendersi il matrimonio. Che vuol dire? Vuol dire che o i Pokémon e gli umani discendono dalla stessa specie, ovvero i Pokémon. C'è un video molto interessante di Saidonia, ovviamente, dato che è l'unico che tratta Pokémon in una maniera piuttosto adulta, se vogliamo dirla in questa maniera, che tratta il mito della creazione degli umani nel mondo dei Pokémon. Ve la faccio molto breve. Nel mondo dei Pokémon gli umani non dovevano esistere in teoria. Quindi, secondo questa teoria, gli umani discendono da Mew. Mew si è trasformato in essere umano e così, come appunto Adamo ed Eva hanno creato l'intera specie umana, similmente, due Mew trasformatisi in uomo e donna hanno dato il via alla specie umana nel mondo dei Pokémon. E quindi questo è ciò che il testo giapponese diceva. Purtroppo in italiano l'hanno cambiato, così come in americano, non so perché, ma a quanto pare i bambini sono troppo sensibili se leggono che Pokémon e umani si sposavano. Non è che io mo vado nella foresta e mi sposo con un orso, per dire. Insomma, qua la faccenda è ben diversa. E la cosa interessante è sapere se effettivamente umani e Pokémon potevano dare una progenie al mondo. Umani e Pokémon potevano procreare, essendo di due specie diverse? Totalmente diverse, come animali e umani quasi, anche se i Pokémon non sono proprio animali. Ad ogni modo, siamo nella palestra di Canaliboli! Dobbiamo affrontare Ferruccio, ma ci sono un po' di allenatori prima da affrontare, prima di poter arrivare a lui. L'acciaio rappresenta l'inflessibilità. Se si rifiuta la sconfitta, la via per la vittoria si svela da sé. Alla faccia, Banzi! Alla faccia! Dal capo? Dal capo?
Ah, questa è la medaglia della palestra di Mineropoli. Allora hai battuto mio figlio. Beh, non mi sorprende, ha ancora così tanto da imparare. Se lui non ti ha battuto, ce la farò io, Ferruccio! Che discorso è? Neanche salve allenatore? Florentino? Ok. Mi farà una bistecca alta quattro dita per caso? Che poi quattro dita alla fiorentina è sottile, sia ben chiaro. Miss Magius non mi piace. Seconda che fallisce. Ottimo, ottimo. Settiamo la danzella della spada e andiamo con Occhio Sferza. Seconda che colpisce non farà ingenti danni perché non è molto forte come attacco. Beh, per essere un attacco debole ha fatto pure troppo. Quindi, ora con Notte Sferza dovrebbe andare KO visto che abbiamo fatto la danzella. Non va KO con la danzella della spadina? O è debole Smirnoff? Una delle due. No. Forbice. Forbice X. Dispetto. Faccio in dispetto, guarda un po'. Krataklangete. E sarà 46. Bene, molto bene. Beh, 104 di attacco. Insomma, era un po' debole. Wismur? Cosa? Il tatino piccottino. Che gli fa paura i rumori forti? Ma to, retromarcia! Non è stab, però con danzella della spada, insomma. Dovremmo mandarlo KO? Non dovremmo? Perché non dovremmo? Per quale ragione? Accidenti a te, mando Edward. Boato! Non mi dire che esce. Ah, ok, se usciva Smirnoff eravamo punti a capo. Ok, dunque, vediamo un po'. Pugno rapido! Ricarica tot! Perché ha fatto boato allora? Come gioca? Computer! Analizza! Kowalski, analisi per favore, non capisco nulla. Vuole confondere, eh? Vuoi confondermi? Io confonderò te. Ragazzi, che lotta facile questa però. Accipicchia, se è stata facile. Ok, foglia magica che è pur sempre erba, quindi non fa molto male. Fa un lieve danno. No, mamma mia, brutto colpo! Ma questo non è un brutto colpo normale! Dai però! Ragazzi, qua proprio ti fanno sudare, eh! Se non alleni ti fanno sudare proprio. Vabbè, bacca? La baccona? La baccona. Sperando che foglia magica ora non faccia un brutto colpo. Grazie, grazie. Dunque, vai in fin di vita. E invece no, brutto colpo io stavolta, vedi? Così, il karma. Il karma, bitch! E 53esimi Han, bene. Calmamente, oh quanto sarebbe utile se solo fosse speciale e un Infernape speciale fa schifo. Non ha utilità. Ha dimostrato abbastanza valore da battere i miei preziosi Pokémon. Come premio, ecco qui la medaglia cava. Ma cava perché è vuota o cava perché è della cava? I Pokémon fino al livello 70 ti ubbidiranno senza problemi. Beh, io so di gente che è arrivata a questa palestra con tutti quanti i Pokémon al 55, quindi. Vita al tiro, ok. A questo punto dovrei veramente allenarmi per la prossima sfida. Almeno tutti al 60 almeno. Cioè, non tutti, però. Almeno Infernape al 60 e gli altri al 55. Link, vieni con me in biblioteca? Perché? Perché devo venire con te al posto dei libri? Dove i libri riposano in pace. Falli riposare. Ad ogni modo, sarà materiale per il prossimo video. Bene, Cuggio, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio andremo a vedere cosa vuole il nostro amico Johnny nella biblioteca.
e forse andremo anche all'Isola Ferrosa, perché no? Io come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico qualsivoglia aggiornamento che verrà pubblicato anche sulla pagina community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!